economicamente il calcio italiano non sta bene, sta vivendo un mondo difficile, è un momento difficile, ma non dico per noi, perché dobbiamo partire dal vertice. Se il vertice, se vediamo che nel vertice ci sono grandissimi imprenditori che stanno per cedere le loro aziende, vuol dire che qualcosa non quadra. I grandi imprenditori italiani, che le famiglie che hanno fatto grande il calcio italiano, se ne vanno una un dopo l'altra, e questo è un indice che insomma non promette bene. I costi sono elevatissimi e i ricavi non sono all'altezza dei costi. Noi siamo la terza serie e quindi siamo abituati a soffrire. Nessuno ci ha mai regalato nulla, tranne gli imprenditori che sono dei benefattori che mettono ancora soldi in questo sistema. Bisogna che miglioriamo ancora sotto l'aspetto dei costi, oltre che dei ricavi, perché si può fare più ricavi, però un'azienda che fa anche molti ricavi, se non contiene i costi va male. Noi dobbiamo contenere il costo del lavoro, è troppo elevato ancora, e quindi viviamo un momento difficile. Bisogna sperare di riuscire a tenere in piedi questa nave con su 60 passeggeri e che questi 60 passeggeri possano vivere meglio. Poi, per quanto riguarda invece il problema dell'ordine pubblico, credo che si possa fare molto meglio, ma non è tutto da imputare alle società, anzi in società hanno poco da imputarsi di male, perché anche i fatti di domenica, che sono stati enfatizzati, anche se sono brutti, sono fatti che derivano da minoranze che nulla hanno a che vedere col vero tifo che le società vogliono, perché noi vogliamo gente negli stadi. Non è vero, come ho scritto, come ho letto su alcuni giornali, qualche solone o qualche tifoso che dice che le nostre partite che vengono giocate in orari diversi hanno fatto perdere spettatori. Le nostre partite hanno fatto guadagnare il 10% degli spettatori rispetto all'anno precedente. Comunque tutte le cose sono migliorabili, noi forse sbagliamo, ma qualche volta quelli che ci criticano dovrebbero pensare che qualche volta sbagliano anche loro. Un'ultima domanda, lei prima citava i problemi economici, inevitabile parlare della situazione di Parma, lei come l'ha vissuta, come la sta vivendo questa situazione? Beh, l'abbiamo vissuta per quello che è, il Parma è una società, è un'impresa che è in uno stato di insolvenza e quindi negli stati di insolvenza si arriva al fallimento. C'è da augurarsi che non si ripetano altri casi tipo Parma, perché poi dare la colpa a chi controlla, a chi non controlla, a chi ha fatto, a chi doveva fare, eccetera, sono tutte cose che trovano il tempo che trovano, perché quando il Parma è partito a giocare il campionato aveva il titolo per giocare il campionato. Dopodiché evidentemente c'è una continuità aziendale che qualche volta non si riesce più a mantenere, ma questo non vale solo per il Parma, vale per l'intero contesto del calcio italiano, gliel'ho detto prima, abbiamo grandissime difficoltà. Se scriviamo delle regole che sono troppo, voglio dire, ossessive o che restringono troppo, rischiamo di non iscrivere parecchie squadre ai campionati futuri. Se diamo la possibilità nel giro di 4 anni o 5 anni di mettere a posto i conti, se facciamo bene il nostro lavoro possiamo rimetterli in ordine. Lei è fiducioso su questo? Io sono molto fiducioso sulle persone più che altro, perché se ci sono degli imprenditori di buon senso questo lo capiscono e lo mettono a posto. Se c'è gente che pensa che il calcio lo puoi fare spendendo di più di quello che hai in tasca, perché poi intanto realizzerai qualcosa vedendo un prodotto che è il calciatore, che non è un prodotto ma che è un bene strumentale dell'azienda, hai sbagliato tutto. E chi farà questo fallirà, chi invece capirà che bisogna fare calcio in un'altra maniera avrà vita lunga.